2 su 3, manca la Fiorentina che è una partita un po' più difficile di quella di oggi e poi si avvera quello che voleva lei, insomma 9 punti in 3 partite. Sì, speriamo. No, beh, siamo contenti della prestazione di oggi, questa era la cosa importante, dobbiamo pensare partita per partita. Oggi dovevamo fare una grande prestazione perché Sassuolo arrivava da un periodo molto positivo, e quindi era una partita pericolosa, quindi siamo contenti di aver fatto bene. E questa, sono contento per Valentina che ha fatto 3 gol, questo è un altro aspetto molto positivo. Sono contento per tante diverse calciatrici che avevano avuto poco minutaggio e oggi sono tornate in campo, quindi questa è una cosa, è tutto importante. Mister, 11 partite alla fine della stagione, si spera 12, ma del rinnovo abbiamo notizie, c'è qualche notizia? Quasi a posto, dai. Adesso, ripeto, pensiamo alla Fiorentina, poi dopo penseremo anche a questo, ma non credo ci siano problemi. Mister, andando sul campo, è partito anche se praticamente tutta la partita con una difesa a 3, pensa sia quello che ha sorpreso un po' il Sassuolo. Ma guarda, non lo so, noi abbiamo pensato di giocare così perché potevamo essere un pochettino più aggressive, un pochettino più alte nella loro costruzione, e alla fine poi potevamo andare duello su duello, questa era la cosa che ci interessava fare. E potevamo anche avere qualche spazio in più, soprattutto portando loro fuori i loro quarti con i nostri quinti, quindi in quelle zone lì potevamo andare ad attaccare con due attaccanti centrali di SSC5. Questo è stato un po' quello che abbiamo ricercato, però poi quando le partite poi le sblocchi abbastanza in fretta e dopo le puoi condurre. Abbiamo avuto una buona qualità nella fase di possesso, quindi questo poi dopo ci ha permesso di gestire bene la partita. Mister, contento delle ragazze che sono subentrate a partita iniziata, contento della loro prestazione. Sì, assolutamente sì, sono entrate benissimo. Laura è entrata bene perché era un po' affaticata Emanuele, quindi dovevamo fare il cambio, ma ha fatto molto bene. Ha fatto molto bene Pilgrim, ha fatto però molto bene Sanne quando è entrata. Tomaselli ha fatto bene, sono contento anche per Martina perché arrivava da un periodo non facile con qualche problema fisico e quindi oggi è rientrata in campo ed è una giocatrice che ci può dare una mano in questo finale di stagione. Ecco, mister, da dopo Amsterdam la squadra è tornata a giocare bene e a vincere. È un po' come se si fosse tolta un peso, quello in teoria di giocare in Champions League. È così oppure? Ma no, è che probabilmente, come ho detto più volte, arrivavamo da un periodo un pochettino difficile, forse eravamo un po' stanche, e adesso stiamo tornando in condizione. Questo non è un segreto, però è quando stai bene fisicamente, quando torni a giocare con qualità, poi dopo ti vengono le giocate, ti arrivano i risultati, è questo. Non c'è nessun peso perché noi in Champions League volevamo andare avanti, quindi non era un peso, era qualcosa di importante. Purtroppo non ci siamo riusciti, però siamo anche riusciti a tornare in condizione. Adesso ci aspetta un finale di stagione molto, molto, molto intenso, ma ripeto, vogliamo avere questo vantaggio per poter fare una pro scudetto importante come quella dell'anno scorso. Mister, era un turno infrasettimanale, nei piani c'era anche quello di risparmiare un po' di benzina per Firenze. Beh, c'era quella di fare una grande partita per fare i 3 punti, intanto. E poi, chiaro, qualche giocatrice abbiamo cercato di risparmiarla nel farla uscire. Manuela, ripeto, era già in settimana un po' affaticata, quindi ha giocato 45 minuti. Kumagai gli abbiamo dato un'oretta come Ove di partita, che poi alla fine è un buon allenamento, perché anche questa la partita diventa poi un allenamento, quindi. Però è chiaro, abbiamo cercato di risparmiare un po' di energie e adesso abbiamo una partita bella da giocare, importante, un bel big match, questo ci fa piacere farlo, giocarlo da prima in classifica è una cosa bella. Cerchiamo di mantenere questo vantaggio perché con questo vantaggio possiamo presentarci alla pool scudetto con un buon margine. Grazie.